Spesso ci è capitato magari di fare delle buone gare e non sfruttare le buone prestazioni che abbiamo fatto senza portare niente a casa. In questo momento conta anche fare punti e noi dobbiamo essere bravi a mantenere questo spirito, questa combattività, questa voglia di dare in campo tutto quello che abbiamo e sono convinto che con questo poi alla fine arriveranno anche i risultati. Noi dobbiamo andare a giocare partite contro squadre come può essere anche il Genoa, ma anche squadre più importanti con coltello tra i denti e questo non lo dobbiamo abbandonare da qui alla fine del campionato. Siccome abbiamo peccato in questo, nella continuità e nell'atteggiamento, dobbiamo essere bravi a dare grandissima continuità in questo 2014. Ma io mi auguro che sia stato straordinario il 2013, spesso non mi sembra quando leggo e quando vedo. Io dico che è stato un anno straordinario e ce lo dobbiamo ricordare tutti, avere la consapevolezza che abbiamo raggiunto un obiettivo per tanti inaspettato e cercato, voluto. Abbiamo fatto dei punti in Serie A per me, per quelli che ci siamo meritati, ma siamo sempre lì per combattere, per poter migliorarla e dobbiamo migliorarla per forza se vogliamo mantenere e lo vogliamo tutti mantenere questa categoria. Mi auguro che il 2014 porti principalmente la consapevolezza in questa squadra, nei ragazzi, di lottare partita dopo partita. Poi sono convinto che se abbiamo questo spirito, questa mentalità, ripartendo dalle prestazioni come quelle con la Fiorentina, ci toglieremo grandissime soddisfazioni. Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto dell'aggressività, della voglia di andare a prendere l'avversario, di non abbatterci quando ci sono delle difficoltà. Siccome questo è un campionato per noi e per tanti, magari nuovo, si sa che si trovano davanti spesso giocatori come Rossi, che magari non tocca palla per 80 minuti, però due volte ti fa un gol e mezzo. Per quello dobbiamo essere bravi a sfruttare al meglio anche le occasioni che ci capitano e non accontentarci magari di portare a casa solo un punto. Io penso che sia una mentalità sbagliata il fatto di accontentarsi. Anche loro ultimamente hanno avuto qualche difficoltà, a dire che c'è stato subito col cambiamento, con l'avvento di Gasperini, hanno fatto benissimo, poi Gasperini è un ottimo allenatore e conosce bene anche questa categoria, è un allenatore che l'ha fatta per tanti anni, devo dire che ha fatto bene, però noi siamo convinti di andare a Genova e fare una grande prestazione.